Ciao a tutti, io sono Nelirfa e oggi mi trovo su Ark Genesis. Possiamo vedere qui dietro di me il Magma Saur, la nuova creatura appunto di questo nuovo, di questa nuova espansione. Come potete vedere, il Magma Saur è veramente grande, ricorda un po' il drago di roccia di Aberration. Ho fatto la sella che si può fare, mi sembra, a livello 95, quindi è abbastanza avanzata. E guardate come risulta, sembra proprio una cabina in metallo tutta quanta chiusa, perché questo animale ci permetterà di poter andare e resistere alle temperature più alte. Infatti può stare tranquillamente in mezzo alla lava senza subire danni. Ora vediamo il suo sistema di combattimento. Allora, come prima cosa, vabbè, adesso non ho vittime, poi le andremo a cercare, ha due attacchi. Uno, ed è questo qua. Poi vedremo se è effettivamente efficace, ma quello che io ritengo migliore è appunto questo qua. Insomma, fa davanti a lui una luce. Dove andiamo a posizionare questa luce, lui farà... Aspetta, adesso come funziona? Aspetta che non riesco a farlo. Togliamoci da qua, che sono tutti questi alberi. Una zona un po' più... Ecco. Andiamo. Questo è un animale che serve più che altro per raccogliere, diciamo, le pietre, il metallo. Come potete vedere, ne raccoglie abbastanza, semplicemente così, utilizzando il muso. Però raccoglie anche poi legna, paglia. Questo animale adulto mangia il miele dell'api gigante, la pietra. Tutti i tipi di carne, quindi anche cruda e cotta, verdure e i vari frutti di bosco e anche il polimero organico. Ha poi un bonus che riduce le risorse, per esempio il metallo al 75%, il lingotto di metallo al 75% e l'amba grigia al 50%. Ovviamente riduce il peso all'interno del proprio inventario. Il Magma Saur è debole quando esposto a basse temperature, tanto più quanto è in acqua, compresa anche la pioggia. Questo animale non si tama, o meglio, si va nella sua tana e si rubano le uova, proprio come avviene per la viverna. L'ingresso della tana del Magma Saur è a 33,2 di latitudine e 82,5 di longitudine, mentre c'è un altro anche ingresso di questa tana che si trova nella posizione di 29,7 di latitudine e 78,3 di longitudine. C'è da dire che questo animale rimane molto forte nel suo ambiente, quindi nel bioma vulcanico, perché è molto debole alle temperature fredde e all'acqua. Quindi qui riesce a skillare anche un suo super attacco, quello delle palle di fuoco. Il Magma Saur è un formidabile avversario, ha diversi stili di attacco che possono essere molto devastanti. Il primo attacco è praticamente una palla di fuoco che può colpire fino, diciamo, a 15-20 fondamenta di distanza e può distruggere istantaneamente legno, pietra e persino strutture metalliche entro il raggio di base dell'impatto. Il secondo attacco invece è più un attacco, diciamo, con una zampata molto forte e quindi un attacco melee. Andando poi a utilizzare il tasto spazio, emana, diciamo, intorno a sé un alone rosso e questo fa sì che tutte le creature in un certo raggio vicine a lui arrivino, contro di lui.
Il magmasauro è una creatura basata sul fuoco che guadagna forza e carica agli attacchi attraverso il calore. Quindi consumerà tutto ciò che aiuta a sviluppare alcuni dei suoi attacchi e può agire come una fucina di raffinazione per fondere il metallo e raffinare altre risorse. Dunque, ragazzi, come sempre, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video per sostenere il canale. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per rimanere sempre aggiornati e soprattutto vi ricordo di attivare anche la campanella. Ciao e alla prossima!